Oh mio Dio, in Italia hanno fatto un laboratorio. Questo è il laboratorio personale di Barbara D'Urso, me lo sento. Ragazzi, si va a fare il culo in Italia Barbara D'Urso. Salve a tutti, io sono Dragon Gamer e bentornati su Plague Inc. Evolved. E stavolta abbiamo un nuovo e pericoloso virus, il virus delle scimmie. Nel corso episodio abbiamo provato a creare il vampiro Gaio, ma purtroppo ha vinto il vampiro etero. Questa volta riusciranno le scimmie a soppiantare la temibile razza umana ormai capitanata dalla potentissima figura del loro leader, Barbara D'Urso, che pian piano ha conquistato l'intero mondo con le sue lacrime. Allora, nome del virus, dato che le scimmie sono creature molto pelose, c'ho l'idea. Lo chiamiamo Chiupilupe tutti. E ditemi che avanti, getto la qualunque. Dai ragazzi, insomma, su. Ok, dato che sono creature pelose, direi che è un nome per un virus ben adatto. Sei un nuovo virus delle scimmie. Per vincere devi evolverti e dilagare in tutto il mondo, portando all'estinzione dell'umanità con l'epidemia definitiva. Sconfiggeremo Barbara D'Urso, te lo giuro. Seleziona la posizione iniziale. Ok, allora, dove potremmo far sviluppare il nostro virus? Allora, partire questa volta dal continente africano e dal Sudafrica, perché ha sia un porto che un aeroporto e una quantità considerevole di popolazione, quindi direi che è un ottimo luogo. Gli Stati Uniti l'altra volta ci hanno fregato, purtroppo, maledetti vampiri. Chiupilope tutti ha infettato il suo primo umano, debole, abituato a temperature calde, e beh, c'è pelo, sa com'è. Deve evolversi utilizzando punti DNA. Ma santissimo cielo. Ok, cominciamo subito a cercare di farlo evolvere e pian pianino cercheremo di espanderlo in tutto il mondo. Attenzione, virus delle scimmie identificato. Chiupilope tutti è un virus geneticamente modificato creato in un laboratorio Genesis. A quanto pare a loro piaceva un attimino pelosa la donna. Ha aumentato l'intelligenza delle scimmie, ma non è stato sperimentato sugli umani. Ah, quindi niente donne più pelose, fa piacere. Barbara si salva. Vedo che cominciano a comparire un po' di punticini già in Sudafrica, Chiupilope tutti inizia a diffondersi. Chiupilope tutti si sta diffondendo da persona a persona in Sudafrica e crescerà esponenzialmente, come il pilu. Oh, molto bene, molto bene. Ok, possiamo già farlo evolvere un attimino. Mi avete consigliato di evolvere tendenzialmente la trasmissione e dopo i sintomi, perché rischiamo di essere individuati troppo presto. E dato che siamo in un clima caldo, di sicuro dobbiamo evolvere come prima cosa la resistenza al calore. Così avrà un attimino meno difficoltà a contagiare la popolazione africana. Che detto così mi fa sentire un po' stronzo, Sei riuscito a far evolvere Chiupilo per tutti, ok, va bene. Ok, per adesso la situazione è ancora abbastanza isolata, però i pallini in giro per Sudafrica stanno aumentando e la nostra malattia si sta evolvendo molto in fretta. Quindi cominciamo ad aumentarne la trasmissione. Di sicuro la possiamo rendere più facile da trasmettere per via aerea. È sicuramente il metodo di trasmissione più rapido. E più avanti potremo anche decidere di... Ah, manca solo un punticino con gli insetti. Voglio dire, siamo in Africa, di sicuro le zanzare abbonderanno. E di sicuro una zanzara prima o poi pungerà Barbara D'Urso. Avremo una zanzara che ci abbia il coraggio. Ecco che abbiamo 12 punti e cominciamo subito con le zanzare. Perfetto per far evolvere la nostra malattia nei climi caldi. Eczema presenta sintomi mutati. Ah, fra i sintomi è causato l'eczema. Allora, è un po' rischioso perché l'eczema si potrebbe notare, però dice che ne aumenta l'infettività. Prendo un piccolo rischio e lo lasciamo fra i sintomi. Casomai se attira troppo l'attenzione cercheremo di farlo sparire. Chiupilope tutti infetta centinaia di persone. Chiupilope tutti ha infettato centinaia di soggetti in Sudafrica, aumentando le possibilità che una persona malata contagi un individuo sano. Molto molto bene. A quanto pare in Africa c'han tutti voglia di pilu. Ma dimmi te, come lo possiamo far evolvere? Beh, di sicuro in Africa ci sono anche parecchi uccelli e agli uccelli piace il pilu. Ma santo cielo. E quindi direi che ancora possiamo aumentarne pian pianino la trasmissione in modo tale che si estenda il più possibile ai paesi limitrofi. Per adesso è ancora molto concentrato, non l'ho visto comparire in nessun altro dei paesi del mondo, Chiupilope tutti si diffonde in Angola. Oh, ecco che sta cominciando pian pianino a contagiare anche i paesi limitrofi. Ottimo, ottimo. Questa volta dovremo procedere in maniera molto più attenta perché Barbara D'Urso ci guarda, ci giudica e piange. Ok, non male, non male. A quanto pare stiamo conquistando anche altri paesi. Chiupilope tutti contagia migliaia di persone. Quanti stiamo adesso? 7000 persone che hanno una voglia incredibile di pilu. Molto bene, molto bene. Ecco che si evolve, bravo ciccio. C'è gente che mi tossisce nelle orecchie. E giù ancora una volta di zanzare, in modo tale che pian piano in Africa dovrebbe diffondersi alla velocità della luce. Voglio dire, le zanzare ci sono anche in tutto il mondo, quindi pian pianino anche il resto degli europei, degli asiatici e il resto dovrebbero essere infettati. Guardalo come lui si sta espandendo. Piccolo virusino lui, ma quanto ne sei carino e ciccino. Faringite no, stai cominciando ad avere troppi sintomi adesso. Per adesso la faccio regredire. Non voglio rischiare troppo, sì. Ho paura che desti troppa attenzione. Preferisco diminuire l'infettività in modo tale che le persone non si accorgano troppo che il virus è in circolo. Oh,
Oh, oh, oh, a quanto pare si sta diffondendo anche negli altri paesi, sia nei paesi arabi che in Inghilterra. Oh, bene, il mio piccolino. A quanto pare tutti c'hanno una voglia incredibile di pilu. Più contagioso della tubercolosi. Che pilo per tutti ha infettato più persone al mondo che la tubercolosi. Ma davvero, a quanto stiamo? No, 10 milioni di persone c'hanno voglia di pilu. Oh mio Dio, ragazzi, diamoci una calmata. Mi sa che anche le donne c'hanno voglia di pilu di sto passo. Sì, guarda, anche l'Australia. Oh mio Dio, anche in India. E si sta diffondendo anche nella parte nord dell'Africa. Bini, 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 bini. Guarda, dovunque, dovunque. La passione per il pilu sta diventando veramente esponenziale. E adesso vediamo di farlo diffondere attraverso il sangue. Aumenta infettività, specialmente in regioni povere. E noi siamo tendenzialmente in Africa e ho visto anche una parte dell'India. Quindi se siamo fortunati dovrebbe andare abbastanza bene. Starnuti presenta sintomi mutati. Porco cane, altri sintomi che non c'ho voglia di avere. No, 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 stai tranquillo. Però se lo faccio regredire perdo un bel po' di punti di infettività, ma anche un po' di gravità. Lo tengo, uno starnuto in faccia, insomma, cosa vuoi che sia? Punticino mio. Nuova malattia leggera si diffonde. Durante un normale controllo, un medico in Sudafrica ha scoperto una malattia di nome Chiupilo per tutti. Proprio così, l'ha trovata con il nome già pronto all'uso. Sembra innocua, ma verrà studiata. Altri paesi hanno riportato casi di questa malattia. Aia, si sono accorti. Aia, si sono accorti. Porca di quella iperporca. Però, il Sudafrica è bello contagiato. E vedo anche un po' di punti gialli qui, un po' di punti gialli là. Chiupilo per tutti, fuggito dal laboratorio Genesis. Perfetto. Ok, abbiamo abbastanza punti e dovremmo riuscire ad aumentare ancora la trasmissione. Con la fuga delle scimmie forse il virus si diffonderà più rapidamente. Ok, direi di sviluppare acqua 1 in modo tale che il virus cerca di diffondersi anche attraverso le navi. Ora, molto presto, vorrei sviluppare anche neurogenesi scimmiesca, ovvero le scimmie dovrebbero entrare in azione effettivamente nella partita e rendere il tutto molto, molto più interessante e contagioso per la razza umana. Ci mancano pochi punti, ma ce la dovremo fare. Oh, oh, il mondo sta cominciando a cercare una cura, quindi facciamo entrare in campo subito le scimmie. Dovrebbero aiutarmi a portare il virus nel mondo. Abbiamo viaggio organizzato che permette di muovere le scimmie. Non male. E pian piano sbloccheremo tutte le loro abilità. Un gruppo di scimmie è evaso da un rifugio per primati in Sudafrica e ha distrutto un laboratorio Genesis causando caos in città. Perfetto. E adesso le scimmie diventeranno un problema serio. Abbiamo già un'abilità. Le scimmie intelligenti lasciano le loro case e si spostano in un altro luogo. Ok. Buono, buono, buono. Pian piano dobbiamo cercare di potenziarne l'intelligenza. No, il virus si sta anche evolvendo da solo. Dobbiamo stare molto attenti. Anche nella parte sud dell'America. Perfetto, ottimo. Laboratorio di Genesis distrutto rallenta la ricerca della cura. Perfetto. La Genesis conferma che il laboratorio principale è stato distrutto durante la fuga delle scimmie. Altri sono in costruzione e verranno catturate altre scimmie per continuare la ricerca della cura. Cacchio. Però nulla ci vieta di sviluppare altre abilità per le scimmie. Colonia di scimmie. Le scimmie intelligenti si uniscono per formare una colonia che aumenta la trasmissione tra scimmie, protegge e genera DNA. Molto bene. E di sicuro anche furia scimmiesca. Le scimmie ottengono la capacità di assaltare gli umani prendendo di mira laboratori e liberando scimmie in cattività. Perfetto, così guadagniamo sia altri combattenti per la nostra causa che possiamo distruggere i laboratori della Genesis. Oh, abbiamo un bel po' di abilità, più contagioso dell'HIV. Un attimo che stanno sputando cose dovunque. Allora, al momento non ci sono laboratori in giro, quindi pian pianino io direi di mettere in tutto il mondo delle nostre colonie in modo tale che pian piano potremo muoverle liberamente. Quindi intanto mettiamo una colonia qui in Sudafrica e pian pianino vedremo di crearne anche in giro. In teoria se le facciamo muovere dovremmo poter tranquillamente creare delle colonie. Mi avete fatto notare che effettivamente usava punti DNA, io lo scorso episodio non mi ero accorto, ma vedo che si sta diffondendo in fretta. Oh oh, sì, si sta diffondendo tanto in fretta. Oh oh, ok, stiamo prendendo anche una parte della Russia. Guardale, abbiamo conquistato un altro po' di scimmie per i nostri eserciti. Molto bene, allora, ok, ok, gioco, dammi un secondo. La malattia si è evoluta tantissimo. Allora, possiamo aumentare il DNA generato dalle colonie, questa è un'ottima tattica. E consapevolezza dei primati, le scimmie hanno migliore comprensione del comportamento umano diminuendo la possibilità di venire scoperte dagli umani. Rendiamole decisamente più intelligenti. E facciamo in modo che possano spostarsi anche molto più rapidamente all'interno della mappa. Wow, hanno un sacco di abilità queste scimmie. Allora, io direi intanto di far spostare le scimmie dal Sudafrica a quantomeno il Nord Africa e poi pian pianino all'Europa, in modo tale che pian piano gli diamo la possibilità di creare dei nidi praticamente dovunque. Ed ecco che effettivamente si stanno spostando, presumo siano quella nube nera che vediamo muoversi qua sotto. E c'è un laboratorio là, quindi dobbiamo andarlo a distruggere quanto prima. Allora, direi di potenziare di sicuro il movimento delle scimmie. Con abilità di cavalcare, le scimmie sono in grado di cavalcare, aumentando notevolmente la loro velocità di movimento in terra. Ottimo, ottimo, qui si sposteranno in maniera molto più veloce. E la cura pian pianino sta progredendo, questo è un bel problema. L'India chiude gli aeroporti, maledetti indiani rompiscatole. Ok, piano, piano, va bene, evolviti. Ehi, si sta evolvendo alla grande. Perfetto, e ci facciamo una colonia direttamente qua.
Ok, facciamo muovere ancora una volta le nostre scimmie e le facciamo arrivare in Spagna in modo tale che distruggano quelli dei dannati laboratori. Perfetto. E distruggetemi il dannatissimo laboratorio. Scimmie attaccano il laboratorio Genesis in Spagna. Scimmie in Spagna hanno salito un laboratorio Genesis che sta lavorando alla cura per Chiupilo per tutti. Si pensa che stessero cercando di liberare le altre scimmie usate come cavie. Ok, quest'altra colonia invece la mandiamo. Credo sia nei Balcani. Dove diavolo l'hanno fatto? Sì, credo che sia qui l'altro laboratorio. In modo tale che lo attacchino. Perfetto, bravi, conquistate altre scimmie. E si stanno... Il virus si sta evolvendo anche da solo in maniera considerevole, non male. Pittura di guerra. Le scimmie si cospargono di colori naturali. Riduce la possibilità di essere scoperti e aumenta la capacità di combattimento. Molto bene, dovremmo riuscire a fare il culo letteralmente agli umani. E di sicuro riusciremo anche a distruggere i loro laboratori molto più in fretta. Ok, il laboratorio Genesis qua è praticamente andato. Ottimo. E direi che è anche il caso di crearci una mezza colonia se possibile. Ok, ho creato un'altra colonia ancora una volta in Africa. Mentre invece questi dovrebbero essere quasi arrivati nei Balcani. Eccoli qua, bravi ragazzi. Concordata azione globale contro le scimmie. I governi di tutto il mondo hanno deciso di prendere aggressivamente di mira la popolazione delle scimmie. Maledetti. Ok, adesso le scimmie di qua dovrebbero, dei Balcani, dovrebbero poter tranquillamente far guerra al laboratorio della Genesis. Perfetto, lo stanno effettivamente attaccando. Santo cielo, sembra proprio che ce l'abbiano di brutto con il pilo. A quanto pare tutti vogliono le donne glabre. E le nostre scimmie intelligenti sono 12.000 al momento. Ed ecco qua che ne stiamo reclutando altre. Mentre gli umani infettati sono ben 4 miliardi? Porco cane, la nostra malattia si è diffusa in maniera incredibile. Droni prendono di mira le scimmie in Spagna. Ma porco cane, droni militari utilizzati per dare la caccia alle scimmie. No! Ribellatevi! Ribellatevi contro i droni, porca di quella porca. Spacchiamo il culo ai droni anche noi. Ma santo cielo, maledetti spagnoli e il loro cavolo di droni. E pian piano gli infetti stanno andando su. A quanto pare c'è un nuovo laboratorio in giro per il mondo. Oh, hanno rimesso il laboratorio al sud. Ok, devo far di nuovo spostare le mie scimmie al sud in modo tale che possano tranquillamente attaccare il laboratorio. Anzi, ce ne sono ben due. Oh, ancora meglio, ci ho fatto direttamente una colonia. Molto più furba come azione. E quindi adesso queste scimmie possono rivoltarsi e attaccare il laboratorio e poi attaccare l'altro laboratorio della Genesis. Col cavolo che fermate la diffusione del pilu. Non sia mai, non sia mai. Però sono riusciti a distruggerci le scimmie che avevamo in Africa. Porco cane, i droni hanno attaccato di brutto, dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo infettato quasi 5 miliardi di esseri umani con il nostro virus. E la battaglia continua. La cura è al 23%, ma presto il laboratorio dovrebbe crollare. E infatti la cura è adesso al 25%. Hanno un nuovo laboratorio, ma non è un gran problema. E dovremmo riuscire tranquillamente a far spostare le nostre scimmie in Marocco e a fargli attaccare la nuova zona. Ok, il laboratorio qui lo abbiamo distrutto. Quindi dobbiamo assolutamente muovere le nostre scimmie verso il paese limitrofo in modo tale che mi attacchino al prossimo. Ok, la cura sta progredendo, ma non è un gran problema perché adesso parte l'attacco a un nuovo laboratorio. Oh oh, ci stanno attaccando le scimmie da questo lato. Dobbiamo muoverle molto rapidamente verso un altro paese in modo tale che non riescano ad attaccarcele, ma che siamo noi invece ad attaccare i loro laboratori. Mentre invece queste altre scimmie le facciamo andare verso il nord ad attaccare il resto dei laboratori della Genesis. Sì, sembra che siamo riusciti a distruggere alcuni dei laboratori. Ok, è ora di cominciare ad aumentare la letalità di questa malattia. L'abbiamo... Fino adesso si è evoluta praticamente da sola. Ma investendo un po' di punti qui e lì dovremmo renderla considerevolmente più aggressiva. Emorragie, schifi vari. C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Ne abbiamo per tutti, non ci sono problemi. Ok, le nostre scimmie sono quasi arrivate. E presto potranno attaccare e distruggere un altro laboratorio molto rapidamente. Dobbiamo fare muovere anche le altre verso i paesi limitrofi in modo tale che mi attacchi il resto dei laboratori. La cura si sta diffondendo, ma il nostro virus sta anche facendo un bel po' di morti. E a quanto pare uno dei laboratori è crollato e la cura è diminuita considerevolmente di efficacia. Oh oh, hanno un laboratorio in America. Marocco cade nell'anarchia. Marocco è il primo paese a cadere nell'anarchia per Chiupilo per tutti. A quanto pare i marocchini il pilu proprio non piaceva, una roba incredibile. Si sono rimasti stupiti anche loro. E dobbiamo anche potenziare le nostre scimmie perché stanno avendo veramente grossi problemi ad andare avanti. Le scimmie sono in grado di costruire zattere. Oh, quindi le posso muovere anche sull'acqua. Molto bene. E intanto il nostro virus ha già ucciso quasi 2 miliardi di persone. E pian piano le scimmie stanno letteralmente seminando terrore fra la razza umana. Il problema è che negli Stati Uniti i laboratori stanno continuando a sviluppare la cura e non ho modo di raggiungerli al momento. Dannazione. Ma dato che abbiamo le zattere, effettivamente potremmo mandare una delle nostre scimmie in direzione degli Stati Uniti, ma ci dovrebbe volere una marea. Anzi, è il Canada? No, sono gli Stati Uniti. Ci vorrà parecchio tempo a raggiungerli, ma se ce la facciamo forse potremo danneggiare considerevolmente l'evoluzione della cura. Oh oh, nuovo laboratorio, dannazione, potrebbe essere un gran problema. Ehi, uno dei laboratori negli Stati Uniti è sparito. Oh mio Dio, probabilmente i ricercatori sono morti. Oh, perfetto. Questa è veramente un'ottima notizia. Mentre invece i droni ci stanno attaccando le nostre scimmie, quindi direi di muoverle
verso la Francia in modo tale da attaccare i prossimi laboratori. E dato che abbiamo un po' di punti, vediamo di fare aumentare la trasmissione fra specie, in modo tale che anche le nostre scimmie riescano a trasmettere il virus fra diverse specie, gli esseri umani e via dicendo. Ok, siamo al 70% e un nuovo coso di scimmie si è formato qui, quindi direi di muoverle verso l'Indonesia e attaccare il prossimo dei laboratori. Le altre scimmie invece, zitte zitte, cacchie cacchie, mi sono arrivate in Francia, quindi direi che è il caso di distruggere il laboratorio. In compenso già 5 miliardi di morti, e non male, e non male, le nostre scimmie si stanno praticamente spostando e dovrebbero essere quasi arrivate. Bravi ragazzuoli, aspettate che vi devo far spostare di nuovo. A quanto pare, oh mio Dio, in Italia hanno fatto un laboratorio. Questo è il laboratorio personale di Barbara D'Urso, me lo sento. Ragazzi, si va a fare il culo in Italia Barbara D'Urso. Mentre invece le altre scimmie sono arrivate e gli facciamo attaccare direttamente il paese, perfetto. Oh oh, la cura sta progredendo troppo, ragazzi. Distruggete i laboratori di Barbara D'Urso in Italia, veloci, veloci. E intanto al mondo sono morti quasi 6 miliardi di persone e quasi tutti sono infetti. Stavolta ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Combo la scimmia più veloce del West, le scimmie imparano a rubare pistole e usarle a cavallo. Minchia, che scimmie del cavolo non ci abbiamo, fantastiche. Ok, siamo... Oh, grande distruzione di laboratorio, la cura è scesa tantissimo. E il resto dei punti di sicuro dobbiamo svilupparli per aumentare la trasmissione. O potremmo rendere il virus più resistente ai paesi freddi, perché ho visto che al nord ha avuto una grossa difficoltà ad evolversi. Attenzione, sembra che i droni cerchino di attaccare le nostre scimmie. Ah oh, un altro laboratorio rompiscatole, maledetto rompicoglioni. Più pilo nella lista d'allerta, porco cane, ha ucciso 6 miliardi di persone all'anima della lista d'allerta. Ok, le scimmie sono arrivate e subito le faccio rispostare verso la Germania che sta... La Merkel sta... non ama il pilo, a quanto pare, quindi ha fatto un nuovo laboratorio della Genesis. Anche se siamo onesti, ormai 6 miliardi di persone sono morti, eh? Sì, non so quante genti restino. Ancora che volete combattere le scimmie? Ormai le scimmie conquisteranno il mondo. Non potete fermare l'avanzamento del pilu. Il pilu conquisterà il mondo. Guarda le mie piccoline che sono riuscite anche a conquistare pian piano gli Stati Uniti. Brave le mie ragazze. E la cura è crollata drasticamente. Ormai quasi tutti i laboratori della Genesis sono stati lentamente ma inesorabilmente distrutti. Bravi, e stiamo conquistando anche altre scimmie dovunque nel mondo. Ormai al mondo non restano che 600.000 persone. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare a conquistare il mondo? Allora, rendiamo ancora il virus più resistente al freddo, perché vedo che al nord ha tantissima difficoltà a infettare i vari umani. Ce la potrebbero ancora fare, in effetti. La cura progredisce, ma al mondo restano solamente 850.000 persone. Gran Bretagna è città contagiata da bombe. Davvero? La Gran Bretagna ha bombardato le aree ad alta densità di contagio, ha direttamente le bombe sui civili, grande idea. E fra i sintomi, giustamente, la diarrea ci sta. Voglio vedere se riesci a svilupparmi la cura mentre ti cacchi addosso nel vero senso della parola. Dannazione, mi sa che le nostre scimmie non ce la faranno. Sto cercando di farle ribellare letteralmente in tutto il mondo, ma a quanto pare ce la potrebbero fare gli umani a salvarsi. 95% del mondo, se si salvano sarà letteralmente una battaglia fra le scimmie e gli umani. E ci sono ancora purtroppo ben 28 milioni di persone. Però sta scendendo, il nostro virus è diventato improvvisamente molto più mortale. Maledetti rompicoglioni. E di scimmie ce ne sono 575.000. È un bel problema, è un gran bel problema. Nonostante i nostri numeri stanno aumentando, porco cane, ci hanno ucciso le scimmie in America. Cura per Chiupilo per tutti completata. Ma porco di quel cane. Oh, le nostre scimmie. Barbara D'Urso, non puoi vincere tu. Oh no, gli infetti stanno diminuendo considerevolmente. Ma i 6 miliardi di morti ci sono. Le mie scimmie, no, mi stanno attaccando le scimmie nel... negli Stati Uniti. No! Perché mi hanno sconfitto le mie scimmie? Dannata Barbara D'Urso, c'eravamo quasi. C'eravamo quasi, porco cane. Le lacrime sono riuscite a conquistare il mondo contro ogni aspettativa. E le nostre povere dolci scimmie sono state uccise una a una. Ok, povere dolci, hanno tipo trucidato 6 miliardi della popolazione mondiale insieme al virus, piccolo dettaglio. Niente da fare, i vampiri gay non ce l'hanno fatta e nemmeno le scimmie e i fan del pilo. A quanto pare agli uomini piace la donna glabra, bella depilata. Ok, anch'io la preferisco in effetti. Porco cane, stavo lavorando per la squadra sbagliata, mi sa. Ma vabbè, non importa, io direi che anche per questo episodio di Plague Inc. evolve tutto, che porco cane se è un gioco veramente difficile, lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete i video per aiutare il canale a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!